applauso con il pettorale. 400... Antonio Mascari e Zaira Martorana sono i più veloci di Vivi Città Palermo. In 35 minuti e 7 secondi e 43 minuti e 3 secondi hanno vinto rispettivamente la 10 km maschile e femminile. La storica gara podistica targata WISP, che quest'anno si è disputata in simultanea in 38 città italiane, ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Un compleanno festeggiato nel capoluogo siciliano alla favorita, con quasi 350 atleti partiti dallo Stadio delle Palme Vito Schifani. Il tema di quest'anno è la pace e la sostenibilità, motivo per il quale abbiamo scelto questa location, che è il Parco della Favorita, circa 5.000 ettari, aria pulita, il polmone della città di Palermo. Molti gli appassionati di tutte le età. Un giro che facciamo spesso, quindi sarà l'ennesimo giro, diciamo, del mese, ecco, quindi lo viviamo in questo modo. Non è una gara, non abbiamo delle età. Grandi obiettivi. Ho 82 anni compiuti, vado per gli 83, quindi... mi diverto sempre a correre perché salute. In Sicilia, Vivi Città ha fatto tappa anche a Ragusa, Enna, San Vito Lo Capo nel Trapanese e Cammarata nell'Agrigentino. Domenica all'insegna della corsa anche per gli atleti della mezza maratona della Concordia. La manifestazione, giunta alla 20ª edizione, era stata rinviata per un'allerta meteo lo scorso febbraio. Più di 1.000 i corridori partiti dal lungomare Falcone Borsellino di San Leone. I podisti hanno continuato lungo la suggestiva via sacra all'interno della Valle dei Templi, per poi tornare di nuovo a San Leone. Primo tra gli uomini è Darwashi Morad con 1 ora e 16 minuti. Tra le donne si afferma Maria Grazia Abilello, che termina la gara in 1 ora 31 minuti e 31 secondi.